Il primo passo, mettere su una task force. Il secondo, provare ad organizzare una manifestazione a Roma davanti al Ministero dei Trasporti. E questa è la scaletta proposta dal Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone in occasione della riunione che l'associazione ha organizzato chiedendo il supporto dei sindaci delle province di Crotone, Catanzaro e Cosenza, territori questi che in qualche modo utilizzano anche lo scalo di Sant'Anna. La vicenda è nota, l'aeroporto crotonese rispetto agli altri due, Lamezia e Reggio, ha pochi voli e da più riprese il comitato ha chiesto a SACA di supportare lo scalo. Riunione in qualche modo presieduta dal sindaco del capoluogo Voce e da quello di Isola Capo Rizzuto e Wittenberg. Il presidente del comitato aeroporto Crotone dice: nelle sedi istituzionali devono andare a battere i pugni chi rappresenta i cittadini. Noi, io come presidente del comitato cittadino aeroporto Crotone rappresento 100 iscritti circa, ma il territorio deve essere rappresentato dai sindaci in primis, che devono fare loro il problema dei trasporti e portarlo nelle sedi istituzionali. Senta, al primo passo la costituzione di una task force, poi a seguire probabilmente una manifestazione al Ministero a Roma. Sì, noi quello che stiamo chiedendo è di istituire, così come si è fatto in altre città come Reggio Calabria, una task force che prenda di petto il problema dei trasporti e che in maniera armonica parli di treno, strade e aeroporto, in modo che si parli di intermodalità. Noi abbiamo l'occasione dopo 100 anni di ridisegnare la fascia ionica con dei finanziamenti ed è giusto alzare adesso il polverone perché tutta l'Italia sta ripartendo e invece Crotone si tocca a viaggiare a 30 km orari. Questo noi non lo accettiamo. Non lo accettiamo, per cui chiediamo ai sindaci ora di alzare la voce insieme ai cittadini. Noi supporteremo i sindaci, ma loro devono essere quelli che ci rappresentano. Sul fronte aeroporto da sempre le amministrazioni locali hanno cercato di fare squadra perché il crotonese è un territorio rispetto agli altri già penalizzato sul fronte trasporti. Qui c'è un punto fermo da prendere in considerazione. Se un volo, un aereo pieno vola da Lamezia, io personalmente non capisco perché lo stesso aereo pieno e la compagnia incentivata in maniera maggiore rispetto alla Lamezia, perché da Crotone non dovrebbe essere conveniente. Ecco, qua sono delle cose da mettere in chiaro e da capire. Ecco. Condivide appieno la battaglia per l'aeroporto l'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, presente con Daniela Astorino, vice sindaco. Per quanto riguarda San Giovanni in Fiore, per noi sarebbe importantissimo anche a livello di collegamento, noi siamo molto più vicini a Crotone, da un punto di vista territoriale, da un punto di vista logistico che rispetta alla Lamezia, e quindi il potenziamento di questo aeroporto non può far altro che rappresentare un motivo di sviluppo anche per il nostro territorio.